Buongiorno amici, oggi siamo in un nuovo vlog e io mi sto osservando le lentiggini che ho provato a farle in un modo strano, poi magari un giorno ne parleremo e sono andando a prendere l'autobus perché mi sta aspettando Vanessa, cioè mi sta aspettando, spero non mi stia aspettando perché in teoria sono in orario, in pratica posso sempre arrivare in ritardo, però se arrivo in ritardo questa volta mi uccide seriamente, quindi non è il caso. Stiamo andando in un posto super fico e mega creepy. Io ho già il fiatone. Perché Vanessa deve fare uno shooting fotografico a due ragazze e mi ha chiesto se voglio andare anch'io a vedere così perché il posto è bellissimo. Allora gli ho detto dai va bene così vloggo. E anche perché non vedo Vanessa da un sacco, visto cosa ha dato che questo coronavirus ci sta allontanando. Vanessa mi manchi, è questo che voleva il virus, voleva farci allontanare. E essendo che è tutto chiuso, università chiuse e così, è un macello. Sono un sacco emozionata perché io, che sono della valle, ero andata anche a vedere i sanatori di Tresivio, sono andata anche a Consonno, quindi questi posti a me gasano tantissimo. E a quanto ho capito è un ex manicomio, ospedale psichiatrico comunque, abbandonato e molto cute. E quindi bene, bene, sarà questo il tragitto di oggi. Adesso faccio uno scatto felino per arrivare al bus, così che arrivo a Brignole e vedo Vanessa. Ciao amici! Ciao! Siamo andate a fare un'avventura in un ex manicomio. Beh, direi che è top vloggare in un posto buio. Andiamo di qua. Esploriamo. Ma per questa stanza, questa è bella, la prendi. Che figa! Scusa sangue. Ma guarda che c'è. Giura. No, sì, qua c'è una luce mega finita. Sì, non abbiamo dovuto scavalcare niente. Niente abbiamo dovuto scavalcare.
Beh dai Giulia, con sta luce non hai più paura. No, a meno che io ora dica manifestati, senti qualcuno, lo so. Da qualche parte io. Adesso dico l'Ave Maria tre volte al rovescio. Gli occhi di Giulia. E il latino. Igienica che parte da lì a là? Che so, qualcuno. Ah, mi ha fatto prendere un infarto, cazzo. Stiamo andando verso il nulla. Interessante. Che storia, da questa scala c'è la luce naturale che sembra una luce tipo di una lampada. È vero. Sei spavento. Io mi voglio tanto bene, ma non c'è cosa più divertente che farvi venire l'ansia. Luce! Ma c'è la qualità, sì, infatti. È stata un'esperienza davvero molto cute. Ma che carini che siamo! È stata un'esperienza davvero molto carina. Super creepy. E Giulia è la persona che si spaventa più facilmente della vita. Diglielo un po'. Cosa? Che sei tu sei la persona più che ti spaventi più facilmente del mondo. Infatti, quando guardo gli horror con lei, è lei che ha le palle di solito. Ma che mi protegge. Non è che avessi dubbi. Poi secondo me che prima eravamo inquietanti quando abbiamo salutato dalla... Sì, anche, sì, anche perché non te lo... Cioè, noi eravamo lassù. Secondo me si sono adesso c'è qualcun altro che è lì a fare il giro. Ciao. Poi sparisce nel nulla, si dissolve. Però è stato mega figo. Molto, ci impiccavano molto le persone. Figo. Queste sono le due modelle di oggi comunque. Rega, saluta... Non volevo prenderti in questo momento, però... Sono sempre vestita. Solo che sei astratti come una cipolla. È stato molto carino. È gigantesco questo posto, cioè ha tipo quattro piani perché ha questi tre più il piano di sotto ed è veramente enorme. Comunque ve lo consiglio, in realtà ci impieghi proprio zero, cioè ci impieghi chi? Ci impiegate veramente pochissimo ad arrivare perché è sopra quarto? È sopra quarto. Ah qua, vabbè però sei un po' più in alto, non è vero, siamo a quarto. E niente, è stato molto carino. E le mie lentiggini hanno più o meno retto abbastanza bene. Sono contenta. Comunque no, è davvero veramente un posto bellissimo. Sono molto contenta di essere venuta qua. Sono una pessima amica. Sì, ma veramente un'amica di merda. Perché io vengo a fare merenda dopo il lavoro al McDonald's e lei a dieta. Questa è la mia merenda, l'acqua che non ho portato. Che top. Ma vuoi una patatina? No, non voglio niente. Ma in realtà, cioè allora, sono mega brava però, perché sono a dieta ed è una dieta super ferrea. E io non pensavo di poter subire una roba del genere, cioè tipo essere in un McDonald's e non mangiare niente. Io sono molto fiera di me. E Valentina che sta facendo questa dieta con me sarebbe molto proud anche lei.
Comunque niente, noi abbiamo finito questa giornata molto carina e molto intensa, è stato molto divertente. Io e Vanessa siamo due menti... Ti porterò sempre con me da in poi. Sì, sì, è troppo figo perché lei fa delle foto strabelle. Grazie. E io ho una vena artistica potente in queste cose. Quindi secondo me sono venute super bene le foto di oggi comunque. Mega belle. C'è anche lui chiaramente che si mangia tranquillamente il suo Big Mac proprio. No, è un McChicken. Ah scusa. Porca troia. Sorry. E niente, noi ci vediamo al prossimo video. Spero che questo vlog vi sia piaciuto. Io mi sono molto divertita, quindi divertitevi per osmosi. E niente. Ciao ciao. Ciao. Salutate tutti. Scena molto romantica.